ciao a tutti, come state? Tutto bene? Oggi, più precisamente stasera, nuovo video. Come vi avevo accennato nello scorso video, chi mi segue sempre lo saprà, quindi mi raccomando, se sei nuovo, nuova e non ti vuoi perdere tutti i miei video, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti e attiva la campanellina, falla diventare tutta nera, così quando caricherò un nuovo video si spera quasi tutti i giorni, tempo permettendo, bambini, cani, famiglia e quant'altro, verrai subito avvisato, verrai subito avvisata. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina tutta nera, mi raccomando. Oggi appunto andremo ad assaggiare assieme questa delizia che ho comprato ieri sera da Lidl. Chi mi segue sempre avrà visto sicuramente il video svuota la spesa, dove appunto vi dicevo che prossimamente avremo assaggiato questa torta assieme. Allora, dall'aspetto sembra deliziosa, almeno a me invoglia veramente tantissimo. Guardate che bella, e non vedo l'ora di andarla ad assaggiare. Quindi, siete pronti per questo nuovo video? Incominciamo, perché io ho un bolino in bocca che non vi dico. La torta è questa qui, come vi ho già detto l'ho presa ieri da Lidl, non l'avevo mai vista prima e mi ha veramente incuriosito molto molto molto. Questa è fatta alla ricotta, tortina alla ricotta, ma c'era anche, se non erro, ai frutti di bosco e al cioccolato. Sono 300 grammi di torta, questa è la tabella nutrizionale. E gli ingredienti, vediamo se troviamo gli ingredienti. Questi sono gli ingredienti: ricotta 27%, acqua, zucchero al secondo posto, no scusate al terzo posto, vabbè, grasso vegetale, palma, insomma gli ingredienti anche no, latte intero 9%, farina di frumento, uova intere, olio vegetale, colza, proteine del latte, fecola di patate, sciroppo di glucosio, insomma fermiamoci qui, ok? Fermiamoci qui. A leggere gli ingredienti abbiamo capito che sono quelli che sono, quindi non è una torta salutare, non è una torta dal punto di vista nutrizionale fantastica, è una libidine, vizio che ogni tanto ci si può concedere, diciamo, ok? Quindi adesso concediamocelo. Ho aperto la torta, adesso capovolgiamola su un piattino. Io ho preso un piattino da dolce. Piano piano, con delicatezza. Ecco qui la nostra tortina. Devo dire che si presenta molto bene all'occhio. Si presenta così, di bell'aspetto assolutamente, invoglia tantissimo. Sopra abbiamo un pan di Spagna bello morbido e anche bello imbevuto. Qui abbiamo, sembra zucchero a velo. Qui invece abbiamo una crema molto morbida, morbidissima. È veramente morbidissima, taglia come il burro. Prendiamo la nostra fettina, la torta si presenta così e direi di procedere all'assaggio. Che dire, la torta è molto buona, almeno per quello che sono i miei gusti, non è stopposa, non è dolcissima, non è nauseante, ha un sapore molto delicato, si scioglie in bocca, che è una cosa meravigliosa. È chiaro che se preferite le torte belle croccanti, questa non è la torta che fa caso vostro, è una torta a cucchiaio, quindi bella morbida, bella soffice e molto, diciamo, cremosa, perché come potete vedere ha tantissima crema, è una crema molto delicata, una ricottina proprio leggera.
Buona, buona, è buona, a me piace. Peccato gli ingredienti, veramente. E gli ingredienti sono quel che sono, insomma. È una torta che è fatta così sia a livello estetico che di sapore mi piace veramente molto e sicuramente la voglio provare a fare in casa. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, fatela diventare nera, perché prossimamente andremo a fare assieme una tortina così. Sperando sempre di riuscirci. Comunque è buona. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao! Intanto io finisco questa fettina.